Stimati youtubers, oggi cercheremo di trovare la sorella del protagonista. E poi cercheremo di finire il tutto. Penso, e la sorella penso sia nella stanza quella dove era scoperta, dove era comparso il suo fantasma, la sua ombra. Ora cerchiamo. Ah sì, eccola. Akiko, fratellone. Ho avuto tanta paura, fratello. Guardi, ora Akiko, che fratello. E ora? Ho trovato la madre e... sorella. Bene, bene, finalmente ci incontriamo, Hiro. Oh, dottore, che gentile che è stato a... Oh, sì, sei tu. Ora non ho tempo per te, sto parlando con mio nipote. Io sarei tuo nipote? No, tu sei mio nipote, Hiro. E la sai che presenti, io sono il tuo nonno, Eren. Spero che tuo padre ti abbia parlato di me qualche volta. Mi senti pure parlare di te. È un vero peccato che cercare la mia nipotina. Dovresti essere molto più vecchio di quel che sembri, se dici la verità. Oh beh, sai, questo è un segreto, ma dato che siamo in famiglia, se ti avvicini potrei rivelartelo. Dove stai andando, Hiro? Dove stai andando, Hiro? Bravo Hiro, parliamo un po' tra noi, Non voglio parlare con te. Dimmi solo come fare per andarcene da qui. Hiro, mi deludi. Pensi davvero che io sia una persona malvagia? Sì,
Certo che sì, hai ucciso Mayrin. Io sono il primo a soffrirne, credimi. Permettimi di dire una cosa, io in realtà sono un prigioniero. Cominciai a fare esperimenti su mia figlia Mayrin, è vero, ho fatto molte cose discutibili. Ma il tuo vero nemico è lei. Lei è sempre stata il mio demone. Ed ora anche il tuo, Hiro. Tu sai chi sto parlando, vero? Parli di Mayu. Esattamente tanti anni fa ho stretto un patto di maniaco con Mayu. Io l'avrei aiutata a distillare il fantoma dai bambini e lei mi avrebbe aiutata a riportare in vita mia moglie. Fantoma? Distillato di essenza vitale, per questo tipo di funzioni di quel che sono. Ma fu ingannato da Mai. Il suo intento era ben peggiore, lo capì solo alla festa. Lo so, ho ritrovato la pellicola che aveva portato via a custode e l'ho vista a proposito. Lo ha ucciso lei, vero? Lo ucciserò poco dopo e lo getta nella vasca della piscina. Mi dispiace che tu abbia visto quella registrazione ora, però dobbiamo fuggirci. Non so quanto tempo ci rimane prima che lei ci ritrovi. E devo ancora dirti la cosa più importante. Io so di aver fatto molti sbagli in vita mia, ma credimi, non avrei mai voluto arrivare a questo punto. Quando me ne resi conto cercai di fermarla, ma io usava sempre questa campana nei suoi rituali. Diceva che era la fonte del suo potere che la permetteva di parlare con il demone, così una notte gliela portai via. Quindi oramai io non ho più nessun potere, perché continuo ad apparire allora? Lei ha infestato questo luogo, Hiro, ha profanato la vecchia dea che dimorava qui e ne ha dissacrato l'altare. E tu vorresti che io usassi questa campana per distruggere tutto Mayu? Esatto. E perché non lo fai tu stesso? Perché hai bisogno di me? Vedi, Mayu ha gettato una maledizione sulla nostra famiglia dopo che le ho preso il suo monile. Avevo provato a tirare anche mio figlio, tuo padre, ma purtroppo morì prima di trovare questo posto. E poi c'è anche un'altra ragione, il fantoma mi tengono in vita, ma il mio tempo sta lì qui rapidamente finendo. Io prendi la campana ora, presto. Non so, non è niente. Nevica in casa. Oh, ghiaccio, il tempo congelato, vedo che mi hai portato. Maledetto demonio, la distruggerò prima che tu possa bene. Sei solo manchi. E tu lui che aveva la verità qui, torna da dove sei venuto, demone.
qui tra l'altro sta qua, no. Cazzo, dov'è l'altro? Stato. E sei dentro? Oh, non c'è più il vino. Luce. Posso vedere nuovamente. Sei tu che mi hai dato la dolce. Chi sei? Mi chiamo Hiro. Io credo che questo posto sia ritornato tu adesso. Sì, è così. Non sento più la presenza di quel demone. Ma io. Ti ho dato tu a sconfiggerlo. Mi hai aiutato a venire. Adesso tu ritorni al tuo mondo, addio, posso rimanere per sempre. Cazzo, devo andare nel giardino?
s'apriva sta s'apriva sta stronza. Sogno ancora quel posto, mi sveglio la notte con un urlo strozzato in gola e la netta sensazione che ci sia qualcuno nella stanza con me. Non posso escluderlo, d'altronde non sono sicuro di aver capito tutto quello che avveniva in quell'ospedale. C'è il numero che mi ronza sempre in testa, 99, chissà cosa vuol dire. A Kiko si è ripresa bene, credo che il menino l'abbia davvero protetta dagli errori. All'inizio ne abbiamo parlato a lungo, ma ora anche lei sta ritrovando la sua pace. La mamma non ricorda molto di questa esperienza. Lei e da Kiko non ne hanno quasi mai parlato, di sicuro non ne hanno parlato con me. Tornare all'occupazione quotidiana per lei è stato facile. La vita va avanti, non è vero? Non è forse così? Un gioco dei Kentaro Atelier 2014. La più grande gioia che un uomo è accorgersi che ha un cervello in grado di esprimere momenti di fantasia e di immaginazione. Moliere, grafica, mito del source. Qui ci sono tutti i link del gioco, dove potete anche scaricare il gioco, le risorse che sono state usate per crearlo. Che dire, un gioco veramente stupendo, che nella prima parte mi ha fatto cagare sotto come non mai.